Fratelli e sorelle, la missione di oggi è salvare i ciclisti bellinzonesi. Ci troviamo in via Pizzo di Claro, la via più pericolosa di Bellinzona, vi sentite a rischio. Cerchiamo di evitarli, ormai non è che ci possiamo fare chissà quanto noi. Tu grande ciclista che sembri un cipollini della situazione. Devo dire la verità, io non vado spesso in bici. Oggi è un caso, oggi l'ho messa sotto il sedere è così. È veramente un caso, quindi purtroppo non so dire nulla. Ma la tua esperienza odierna? La mia esperienza odierna è pericoloso talvolta, ma fattibile. Mi viene da sequestrare questa bicicletta. C'è un cittadino in pericolo. No, stop. Sei in pericolo, in grave pericolo. A Bellinzona ci sono le buche, le piste ciclabili, non continuare. Ha paura delle buche? No. Ma sa che vogliono dare 3 milioni di franchi per mettere a posto tutte le buche? Boh, meglio. È necessario questo investimento da parte... Secondo me sì, specialmente per i ragazzi più piccoli. È un po' pericoloso. Adesso andiamo da chi di dovere. Effettivamente abbiamo adesso richiesto un credito di 3,2 milioni di franchi per sistemare le strade e in diverse tratte di queste strade che sono presenti sui quartieri sono disegnate anche varie piste ciclabili. Facciamo una valutazione. Dei ciclisti, sono in pericolo forse. ciao. Pianifichiamo questi crediti di manutenzione che devono essere portati in avanti negli anni per mantenere un livello di sicurezza ragionevolmente elevato e di qualità, avere delle strade di qualità alla fine.